tiro qua. Dai, dai, prendimelo. No! Aspetta però, aspetta. Bravo. Quello di là non gli piaceva, se devo andare dall'altra parte. Io comunque. Bravissimo! Vorrei sottolineare la bravura e l'esperienza di chi sa giocare a pendolo. Ma pure superato! Dai, falla, voglio vedere come fai questa festa estrema. Vai! Ti credo, non è. E 25, ciao! Viola 25.000 e festa estrema. Io direi che qua dice... ci sta un bel replay. Proprio così. Lo prenda! No, 5.000, ma mi scusi! Cioè tu ti stai lamentando del 5.000? Devi guardare questo punteggio da 170 a 17. Lui si sta lamentando. Guarda, allora, due blu, tre blu. Poi rimbalzo, lo liscio. Va bene. Ti ho fatto i complimenti perché mi ha lasciato la bellissima festa estrema. Sì, sì. Ha vinto comunque. Ma fa un po' schifo. Intanto non ho ancora recuperato. Un po' si vergogna di quello che ha fatto? Io come ho fatto a sbagliare un tiro così? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. La mia tartaruga si mangiava i gamberi. Poi è morta. Perché i gamberi erano vivi e si lo sono mangiato dentro. No, è morta con la candeggina. Ragazzi, volete sapere la storia della mia tartaruga morta con la candeggina? No. La storia della mia tartaruga morta con la candeggina. Quando ero piccolo avevo una tartaruga che stava in una vasca piena di acqua. E questa tartaruga viveva là. In pratica però era messa tipo su una specie di ripiano, tipo su un tavolo. E mia madre puliva il pavimento. Ha pulito il pavimento con una roba che tipo si mette in giro, non so quello che cazzo doveva fare. E l'ha lasciato appunto ad asciugare. Sta tartaruga, che non era mai uscita dal suo recipiente, ha ben deciso di uscire dal recipiente e farsi una passeggiata. È scesa fino al pavimento, ha uscito la sua linguettina, ha leccato la candeggina e è morta. Sì, ma qua parlando tu stai vincendo, non va. Scherza? No, no. E la volete sapere la storia del mio criceto che è morto? A signor Cronos non bisogna dare degli animali. Vabbè, ma è il ciclo della vita. Nascono, crescono, leccano la candeggina. Nascono, crescono, arrivano a casa di Cronos, muoiono. Ma non dice così che poi sembra che... No. Chi è finito nel forno acceso il criceto? No, allora io devo essere sincero, il criceto non so esattamente come è morto. Cioè, era lì, ma era, cioè, normale. Una mattina ci alziamo e non c'era più. Ma non lo so come cazzo è morto sto criceto. Cioè, da che era vivo che a pancia in aria è morto. Vabbè. No, comunque è durato un po' il criceto, non mi ricordo se tipo un annetto, boh. Ero piccolo. Poi adesso ho preso una cagnolina. Pregate per la cagnolina, ragazzi, pregate per la cagnolina. Oh, ma dai, ma così sto passando con una persona di merda. Quel criceto. Aspetta, perché io ho una domanda effettivamente molto. Quel criceto mangiava? Ora. Sì. Quel criceto mangiava, certo che mangiava. Aria? Non mangiava aria? Buona l'aria, no, devo dire questo. No, il no, pen... no! Sì! Ma soprattutto perché avete preso un criceto? Ci colpo io. Io, praticamente, nella mia città c'era un centro commerciale. Che aveva un negozio di animali e passando da questo negozio di animali c'erano tutti gli animali esposti e c'era questo criceto messo lì. Io sono passato, l'ho visto, pensato a un bambino di 5-6 anni e niente, mi sono messo a piangere. Me lo prendi, costava, mi ricordo il prezzo, io te lo giuro, costava 8 euro questo cazzo di criceto.
E io dico, ah, ma costa poco, me lo prendi, me lo prendi. Alla fine l'ho convinto mio padre. Ma una capra pigmeo domestica? Scusami. Bellina, interessante come animale. Scusami, la capra pigmeo domestica. Capra pigmeo domestica. Ma io voglio una capra pigmeo domestica. Cosa gli vorresti dire? Scusami, non è Alla l'animale più mattina ti bello che tu abbia svegli, mai. tipo ti trovi la capra a questa distanza che fa beh. Grazie, chiunque tu sia. Stanno radunando. Ah, ma è Difendete Mahmood che mi ha mandato il coso. Mahmood ti ha aiutato. Ah, sì. Rook, beh. Rook. Ma è un tacchino, fa glu glu. Guarda, non è che perché mi hai aiutato ti puoi prendere tutta questa libertà di dirmi strane cose in chat, Ma stai insultando qualcuno e tu e noi siamo in eh? No, sto live. dicendo tipo look, però io non look niente, scusi, eh. Ah, era un look, non era un glu glu. Perché io ho sentito glu glu palesemente. Io ho sentito palesemente glu glu. Cosa, granata? Ma sei stupido? Sei Ma stupido anche tu! chi è Un altro stato? stupido! Mi hanno preso uno dietro uno da. Mi sto scendendo dalle scale, mi devi aiutare! Chi è che ha tirato la granata? Non ho capito. Un nemico! C'è una Ma la bomba! bomba, la bomba, la bomba, l'ho sentita, l'ho sentita. Scusate? Come sono saltati in aria? No, io non stavo camminando. Ah, l'hai fatto saltare in aria a te!